Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è mercoledì 10 aprile. E siamo nel periodo di Pasqua, come sappiamo, il periodo nel quale la Chiesa ci invita a indugiare nello spirito, nella preghiera e soprattutto nella liturgia di fronte all'avvenimento centrale della nostra fede, che è l'evento della risurrezione di Gesù. Ecco, Gesù è risorto dai morti. Se non fosse risorto dai morti, ha detto una volta per tutte San Paolo, vana sarebbe la nostra fede, vana sarebbe la nostra fede. E quindi questo periodo di Pasqua, che come sapete è un periodo che dura fino a Pentecoste compresa, è un periodo nel quale effettivamente dobbiamo ogni giorno meditare, in questo periodo peraltro nella mattutino. Che pagina è? Scusate un momento perché me l'hai mostrato, ma come se fosse un computer. Ecco, grazie. Scusate, dicevo che nel mattutino di questi giorni, per esempio, inizia il racconto degli Atti degli Apostoli, e già è bello vedere i primi passi della Chiesa che si muove a partire dal dono dello Spirito Santo, però in ragione del Cristo risorto. Perché il dono dello Spirito Santo, senza che Gesù sia risorto dai morti, neanche quello servirebbe, neanche quello. Cioè, guardate, questo è sempre molto importante da cogliere dal punto di vista della propria vita cristiana e poi anche, soprattutto, dell'impianto della fede, Gesù è risorto dai morti. Allora, è il periodo in cui noi ripetiamo continuamente Alleluia. E mi ricordo una volta ero in seminario, non mi ricordo dove lessi che un tale diceva, un teologo diceva, la nostra vita è interessante, diceva, deve essere una vita, un'esistenza alleluiatica, alleluiatica, cioè deve in qualche modo, non è forse vero che per esempio i religiosi e le religiose, come insegna il Concilio Vaticano II, sono un'anticipazione del regno escatologico, ma è forse nella tristezza questo regno? È forse nella tristezza, nel vuoto, ma noi vediamo in giro questi religiosi, mamma mia, che noia, che barba, diceva Sandra Mondaini, vi ricordate? Quando col marito Raimondo Vianello, coppia esilarante, secondo me, irripetibile, lei nel letto muoveva, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba. Te guardi certi francescani, certi benedettini, certi, che ne so io, domenicani, certi gesuiti, poi guardi certe consacrate e effettivamente dici che norm, che barba, che noia, che barba, che noia. I religiosi dovrebbero scoppiare di gioia, dovrebbero invadere il pianeta di luce. Questo sono argomenti importanti questi. Se non siamo noi uomini di chiesa i primi a testimoniare Gesù risorto, ma che cosa sta testimoniando Roma in questo momento al mondo? Caos, casino, confusione, divisione, no? Scisma, apostasia, contrapposizione. È la chiesa del todos, todos, todos che poi diciamo, chiude le porte a chi non si omologa al regime. Non so se mi spiego, che fine fa l'annuncio oggi nel testo dell'ufficio delle letture, io seguo quello ovviamente della tradizione, speriamo che i tradizionalisti mi perdoneranno per quello, perché per esempio ieri sera nella catechesi che ho fatta dal mio libro Chiesa dove vai su Paolo VI, l'ho presi di mira i tradizionalisti, non tutti, ma una buona parte sì, che ce l'hanno coi papi del post concilio. Abbiamo, non so quanti eravate, ma hanno detto 2200 in diretta, abbiamo parlato di Paolo VI. Di Paolo VI, di quello che ha passato Paolo VI per affrontare, la trovate sulla playlist di Radio Domini Nostra qualora non aveste potuto seguirla. Ecco, è sempre lì disponibile. Allora io faccio il mattutino di quello tradizionale e stamattina c'era il testo del primo miracolo della Chiesa nascente, e cioè lo zoppo che chiede l'elemosina alla porta del Tempio, detta Bella. E Pietro e Giovanni vanno lì e lui chiede l'elemosina e Pietro dice quelle bellissime parole, paradigmatiche: non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. E quello, con lo stupore di tutti, compreso il Sinedrio, è il primo miracolo dopo Pentecoste. Ecco, non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù. Ma dov'è oggi questo annuncio? Io penso che quello importante, mi ha colpito molto quando sono stato in Germania, dove tornerò presto, a Dio piacendo.
Si è costituito un bel piccolo resto lì, me lo sento, cresce e forse dalla Germania viene la prima vera, significativa e più importante risposta in Europa, dico, perché vorrei anche incoraggiare il piccolo resto statunitense, canadese, australiano. Spero abbiano perdono del sottoscritto che non può far tutto. Sono sempre solo un povero uomo anch'io. Con un cuore, i reni, i polmoni, voglio dire, sono un essere umano anch'io, questo intendevo dire questo. Quindi ci vuole pazienza, però io ho a cuore tutti. Sto dicendo, mi ha colpito quando sono stato in Germania, una persona mi ha detto: padre, lei viene qui giustamente a dire queste cose qui che sono fondamentali, che Bergoglio non è il Papa, che si sta vivendo il terzo segreto di Fatima, che c'è l'apostasia dalla fede. È giusto, venga, venga a mettere in guardia. Ma soprattutto, padre, più di un paio di persone mi hanno detto: qui c'è bisogno di tornare ad annunciare il Vangelo. La gente se n'è andata in massa dalla Chiesa Cattolica, la gente non lo dicono, non ve lo diranno mai, non ve lo diranno mai. Ma la gente va via dalla Chiesa Cattolica perché è arrugginita, è ammuffita, è spenta, è vuota, è buia. Roma è buia, Roma è al buio. E sì che i nemici da tutte le parti attaccano. Si sta facendo un gran parlare di questa pubblicità di una nota marca di patatine fritte, quelle industriali, che dissacra e blasfema la fede cattolica, soprattutto l'Eucaristia. Insorge persino Famiglia Cristiana, che però poi è pro-LGBT, vuole la benedizione coppie gay. Capite la confusione che c'è dentro questa realtà che è la Chiesa di Roma? Ci vuole un rinnovato annuncio della fede, una nuova Pentecoste. Il tempo di Pasqua in questo veramente ci aiuta tantissimo. Tra l'altro, poi il mese di aprile è anche un mese ricco di memorie di grandi santi. Domani è Santa Gemma Galgani, giorno 16 sarà Santa Bernadette Subirù, per fare solo due nomi, domani anche San Leone Magno, attenzione, e così via dicendo. Bene, quindi diciamo viviamo con intensità questo tempo di Pasqua e preghiamo che la Madonna ci assista in questo bel cammino di fede. Io personalmente, ve lo dico, non so la vostra esperienza, parlo di me, non potrei vivere senza la gioia del risorto, senza l'annuncio. Cioè, io sono un inguaribile ottimista, nonostante tutte le prove, perché so che Gesù ha vinto. Cioè, se perdi di vista questa, e io vedo che ci sono anime che anche seguono il Signore, ma perdono di vista stranamente, perché se perdi di vista questo contenuto, che resta? La morte che azzera tutto, e poi forse chissà come ci finisce. Non c'è la morte, non c'è. Gesù l'ha vinta, è un passaggio, non è la morte, è un passaggio. Certo, dobbiamo portare la nostra croce. Dobbiamo abbracciare le prove della vita, non c'è santità senza dolore. Domani vediamo Santa Gemma Galgani, poi lunedì, martedì prossimo Santa Bernadette Subirù, ce ne sono altre memorie importanti, magari ci fermeremo su di loro. Però non si può mai perdere di vista questa luce del giorno. Ma guardate, la prova la volete del 9? A me piace portare le prove del 9, io che in matematica ero uno scemo. A volte questa stessa mi ha scritto molto scarsissimo. L'esame, dovevo fare il tema di matematica. Ecco, io qui ieri ho bevuto un'aranciata e tutto appiccicato completamente. Va bene, ecco. Allora, stavo dicendo, avevo fatto questo esame di matematica. La professoressa mi scrive molto appiccicato, molto scarsissimo. Io sono andato alla professoressa, mi ricordo, ero al ginnasio, mi pare, non mi ricordo mai, terza media, al ginnasio. Ho detto: scusi, professoressa, ma che vuol dire molto scarsissimo in italiano? Mi ha detto: se insisti ti tolgo anche il molto, ti lascio solo scarsissimo. E tu mi stessa, ma guardi che è peggio molto scarsissimo di scarsissimo, quindi per favore guardi, per favore. Ma sapete che mi ha trattato con un po' più di attenzione la professoressa. Ecco, allora, stavo dicendo, la prova del 9. Volete la prova del 9 che non si può vivere senza la risurrezione di Gesù? Allora, tutti quelli che sono stati accanto ai grandi santi, parlo dei grandi, tutti hanno notato in loro una cosa: più soffrivano, più erano perseguitati, più erano messi in croce, tormentati dai demoni, perseguitati dal mondo, ammalati, sofferenti, e più erano pieni di luce. E più la gente li andava a cercare, a stare con loro perché trasmettevano la luce di Dio. Siete d'accordo su questo? Credo San Francesco,
Giovanni Paolo II, Santa Bernadette, Santa Gemma Galgani, capito? Questa è la prova del nome, che il cristianesimo è luce, che il cristianesimo è gioia, che il cristianesimo è alleluia. Capito? Quindi questo è molto importante da cogliere per tutti noi. E poi noi chiediamo alla Madonna in questi giorni che abbiamo parlato, io sono rimasto sorpreso che per 2 giorni ho parlato dell'Annunciazione, pensavo, dicevo, ma sapete com'è? Alla gente piace la corrida, piace il Colosseo, ci piacciono quelle cose, le telenovele, quindi quando parli di Bergoglio, la falsa chiesa, hanno fatto quello, guardate che cosa c'è, guarda come ha risposto il vescovo, quel cardinale ha detto, quei vescovi hanno fatto. Pensavo, e ho detto, magari diminuisco di numeri perché voglio parlare un po' di spirito, e invece no. Anzi, leggendo i commenti mi sono accorto che la gente attende quello, quindi ho pensato che di volta in volta tratteremo sempre anche questo, perché comincia a stancare questa. Allora, comincia a stancare quello che avviene, anzi, non so voi, cioè stanca questa situazione di Roma. Io ho le scatole piene, non so voi. Sto cominciando a maturare l'idea che vadano per la loro strada, ma perché dobbiamo ancora insistere a interessarci di loro per mettere in guardia? Ma tanto quelli che dovevano sapere hanno saputo. E ci vuole una luce, ci vuole la caris per capire che Bergoglio non solo non è il Papa, è emissario di Satana, che regna la confusione, che quella è la falsa chiesa. Peggio per quelli che lo hanno capito, hanno voltato le spalle e sono di una cum, e per tutti i preti che sanno la verità e non vengono fuori. Si offendono, ci rimangono male, Don Minutella è aggressivo, Don Minutella alza la voce. Non sono questi i toni del Vangelo. Quindi togliamo Giovanni Battista. Togliamo Giovanni Battista dal Vangelo, voce di uno che grida nel deserto, non c'è nel Vangelo. Un Gesù che fa la cornicella e scaccia via i venditori del tempio gridando: avete fatto della casa del Padre mio una spelonca di ladri. No, non c'è questo nel Vangelo. Ma lasciamo perdere, perché si offendono i preti? Cosa vogliono sentirsi dire? Gioia mia, fratellino mio, stai pure in canonica, stai pure in convento, stai pure in monastero, stai pure in parrocchia, stai, non ti preoccupare. Lo so che lo sai che è vergogna, ma tanto ci sono 8 cretini che stanno pagando per tutti. Voi rimanete, ma come possono salire all'altare a dire in unione con il nostro Papa Francesco? Ma lo, e quindi entro nel tema già di oggi, in un momento ve lo dico, ma come possono farlo? Lo sapete voi che alcuni di questi poveri confratelli disgraziati guardano in giro per vedere se c'è Azza Nanna e Azza Susanna, per dirla in siciliano, significa la vecchiette che conoscono tutto come va, e non gli pare vero di saltare la frase in unione con il nostro Papa Francesco. Poi la domenica, siccome ci sono gli scout e siccome glielo riferiscono al vescovo, al superiore generale, arrivano a dire in unione, non credendoci, poi dicono che non devo urlare. Devo essere rispettoso. Di chi è rispettoso? Ma se non siete voi rispettosi di voi stessi, siccome hanno paura che glielo vadano a dire al vescovo, salgono all'altare angosciati. Mamma mia, guardate, fieri cari, il mondo dei preti in questo momento. Lasciamo stare le redazioni alla Nuova Bussola Quotidiana, Aldo Maria Valli, Marco Tosatti, lasciamoli perso, laici, mi capite, giornalisti, un secondo momento quello. Parlo dei preti. Ho sentito un paio di preti che dicevano: se Papa Francesco metterà le donne all'altare, noi ci tireremo fuori. Allora avremmo potuto dire tranquillamente che Don Minutella aveva ragione. Non ci credo, ho cambiato idea. Perché se non sono partiti e saltati quando è uscita Moris Letizia, ma sono venute tutte le cose che sono venute fuori, cosa perché mi spuntano le corna? Mi spuntano le corna? E allora poi escono? Non escono. Come quelli, vedete che alcune diversioni si dice che. Ma comunque si intende quello, che alcuni ebrei, ci sono quelli che si sono lamentati durante i 40 anni del deserto, ma ci sono quelli che non sono voluti uscire dall'Egitto. Dice: noi preferiamo le cipolle, sono gli una cum, sono i preti che sanno, perché ci sono quelli che sono contenti di Bergoglio, 400.000 siamo i preti, e sono quelli che sono contenti di Bergoglio, non sono in maggioranza, però sono contenti, sono i preti in ginza, Don Marco Pozza, quelli sono contenti che c'è Bergoglio. Volevano questo da anni. E finalmente l'hanno ottenuto. Sto parlando dei preti seri e mi addoloro.
Dei preti che dicono il rosario, che fanno il Santissimo Sacramento, che fanno l'adorazione eucaristica, che confessano e che sanno in cuor loro, perché è una percezione che Dio gli dà, mi capite? Non è che come loro possono pensare un'acquisizione a cui sono giunti, no, siccome pregano, siccome sono davanti a Dio, Dio glielo dice nel loro cuore, nella loro coscienza, ma niente. Il diktat di Bergoglio vale più delle loro consapevolezza. Allora poi è lì che Dio si ritira, un padre lì irriconoscibile, un cardinale Comastri che dice cose sante. Guardate, io sono, quando li cito è perché io mi addoloro per loro, non è un'invettiva contro di loro. Poi Dio renderà giustizia, figlio di cari, cosa volete? Io me l'aspetto perché non credo che il Signore lasci sempre correre, capito? E allora tu vedi che poi Dio si cioè, volta loro le spalle, energei a planes, manda una potenza d'inganno, è il peggior. È il peggior castigo che possa arrivare, ti acceca il Signore, ti acceca. Io mi domando come facciano tutti questi preti nel caos totale a far finta di niente, come se nulla fosse, ma sono veramente così abili a... Voi sapete come quando si puliscono le calzette, le calze, no? Si rivoltano, giusto? Ecco, rivoltano la propria coscienza, una cosa che mi lascia senza parole questo, mi lascia senza parole. Ora, il processo è uscito ieri, adesso questo documento che vi invito a non leggere perché il tempo è prezioso, Dignitas Infinita, già il titolo è abbastanza curioso, infinita, solo Dio è infinito, un'applicazione, dice Tommaso d'Aquino, della categoria di infinito all'uomo è sempre, diciamo così, quantomeno rischiosa. È vero che siamo fatti per l'infinito, ma non siamo infiniti. Allora, dignitas infinita applicata alla dignità umana, già questo. E non so se avete saputo, si fa un gran parlare dell'intervento ieri sulle colonne del Corriere della Sera, credo sia stato ieri, di Monsignor Vincenzo Paglia, uno dei, diciamo, bersaglieri di Bergoglio, che a un certo punto dice: Papa Francesco vuole il dialogo con tutti, quindi non ci sono più, attenti bene, lo dice lui che è presidente della Pontificia Accademia per la Vita, niente meno, non ci sono più principi, valori non negoziabili. Ah sì? Ah, hai capito? Non ci sono più principi non negoziabili. Cosa sono i principi non negoziabili? Non si può discutere su certe cose. No, ora sì, perché lo vuole Papa Francesco. Cioè, siamo allo sfascio totale, figlioli cari. Ed è penoso, io non ne posso più, non so voi, vedere che cosa? Sempre lo stesso schema. Lo volete lo schema? Ve lo leggo dal mio libro Chiesa dove va in anticipo. Pagina 249. Sembra il cane che si morde la coda, come di recente sul canale di Aldo Maria Valli pare denunciare Eric Sammons, che parla di stanchezza e rabbia di fronte a Bergoglio. Leggo il blog che dice: Penso di parlare a nome di molti cattolici quando dico che l'intero circo, perché questo è, che sta attorno a Francesco è diventato stancante. Ecco, guardate, veramente questo si avverte. Non c'è più speranza. Non c'è più speranza, figlio di cane. Questo si avverte. Esce la dignità, è infinita, è di nuovo il documento del pornoteologo, amico di viaggio di Bergoglio, è lì di nuovo la nuova bussola quotidiana, un documento superficiale, interviene Stefano Fontana, Aldo Maria Valli lo presenta nel suo blog, intervengono gli unacumisti di spicco come il Lovat che mi ha attaccato apertamente dal canale Italia, e perché Bergoglio, il Papa della Misericordia, poi interviene Fede e Cultura, perché tra di loro sono poi tutti amici, Fede e Cultura, e allora di nuovo lì poi, non so, per fare odio e fare numeri di nuovo, non gli pare vero. E che cambia? E che cosa sta cambiando? Li condanna Bergoglio? Li scomunica? Li prende di mira? A chi prende? A chi ha preso di mira in questi anni Bergoglio? Ci stiamo arrivando. Però voglio leggervi questo, di stanchezza, dice. Probabilmente a questo punto nulla di ciò che Francesco potrebbe fare o dire ci sorprenderebbe. È proprio così, ormai lui può dire che il diavolo è santo. San Lucifero proclamerà. Farà una canonizzazione a Piazza San Pietro del diavolo e non sorprenderebbe più, perché ci sarebbe solo il cahier de doléances e basta, il chiacchiericcio, la chiacchiera. Non lo scendere in campo, subito comincio a metterci l'argomento di oggi che si intitola il sodalizio sacerdotale mariana e mariano, è l'alternativa vera? È l'alternativa vera?
Non si scende in campo, noi siamo scesi in campo. Otto preti, sei scomuniche! Otto preti, sei scomuniche! Otto preti, sei scomuniche! Record storico! Perché scendiamo in campo. Domino Nutella, pedofilo, stupratore, violentatore di donne, sequestratore di ragazze, si fa i soldi, blasfemo, eretico, e poi bestemmiatore, orgoglioso, superbo, narcisista, malato di mente. Perché? Perché scende in campo, perché dice la verità che gli altri non vogliono dire, che la sanno, la sanno, la sanno dentro. Che Bergoglio non è il Papa, ma non la dicono. Non la dicono perché non conviene. E così ci girano attorno, come le mosche nelle feci degli animali. Ecco qui, ecco lì, ecco là, e il documento è superficiale. Domani ci aspettiamo l'intervento della Luisella Strosati, poi ci aspetteremo quello del professor Zenone, poi interverrà Lovat, poi Aldo Maria Valli farà il suo intervento, poi interverrà Marco Tosatti che prenderà l'articolo dell'americano X per tutti lì, sempre chiacchiera, 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 chiacchiera. Chi riunisce i cattolici smarriti? Chi ha alzato la bandiera della verità a Milano, a Torino, a Venezia, a Palermo, a Roma, in Germania, in America Latina? C'è chi? Otto preti, sei scomuniche. Vergogna, preti canonizzati nelle vostre canoniche dal diavolo. Poi fanno pure gli offesi. Fanno tutti gli offesi. Come quello Lovat, che nella trasmissione di Canale Italia, che cosa dice? Ma questo è fuori di testa, perché quando li mette a nudo, no? Perché io gli ho detto, ma lei che va a messa in unione col suo Papa Francesco è complice se è in comunione. Ma questo è matto di testa, capito? Non hanno altri argomenti, non hanno argomenti, quindi attaccano. Leggiamo, finiamo di leggere. Probabilmente a questo punto nulla di ciò che Francesco potrebbe fare o dire ci sorprenderebbe, sebbene gli si sforzi ancora disperatamente di farlo. Eccolo qui. Si ripete un ciclo stancante. Fase 1. Il Papa dice o fa qualcosa di controverso. Fase 2. I cattolici conservatori e tradizionali criticano le sue azioni. Ecco quello che sta succedendo di nuovo, per esempio, con questo documento. Fase 3. I cattolici progressisti si rallegrano, vi lo dicevo, no? Quelli contenti di Bergoglio, e ritengono che il Papa intenda esattamente ciò che dice. Fase 4. Gli interpreti del Papa non progressisti prendono d'assalto i social media per spiegare che il Papa non intende esattamente quello che dice. Ci sono anche quelli lì, no? Fase 5. Ritorno alla fase 1. Drammatico, tragico, diabolico, demoniaco, anticristico. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Ritorno alla fase 1. Aspettiamoci il prossimo pronunciamento, aspettiamoci la prossima bestemmia, aspettiamoci il prossimo passo. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ritorno alla fase 1. È da 11 anni che l'umanità cattolica fa pena. Evidentemente Gesù Cristo ci ha rigettati tutti. Magari tu fossi freddo o caldo, non sei né freddo né caldo. Ti vomito dalla mia bocca. A null'altro serve il sale che ad essere buttato via ed essere calpestato. Allora veramente ormai uno capisce che non c'è un'alternativa né a Papa Francesco né alla falsa chiesa. Non c'è. Ditemi voi la vedete? Vorrei provare a vedere e poi finalmente andiamo in ste e in re, scusate. Voi trovate un'alternativa a Papa Francesco? Parlando di quello, perché noi siamo considerati fuori dalla chiesa, siamo stati buttati fuori, grazie a Dio. Dunque, vediamo quale può essere l'alternativa. I tradizionalisti alla Monsignor Viganò, che è scomparso, perché vedete che lo hanno scaricato un po', mi pare di capire, Viganò, da quando si è fatto riconsacrare, beh, si è fatto riconsacrare, se è andato con Williams, non si capisce bene che posizione abbia adesso. Qual è la soluzione? Tornare a Pio XII? Un salto indietro di più di 50 anni?
Allora, la soluzione qual è? La soluzione potrebbe essere quella che dei cardinali, che vergogna che si legge, su Fede e Cultura c'è stato un dibattito con il direttore di Chiesa e Poste Concilio, con Zenone Masciullo, in cui commentavano il documento Demos 2, che sarebbe un documento scritto da un paio di cardinali anonimi, anonimi, che prevedono quello che potrà succedere dopo Bergoglio. E che cosa succede dopo Bergoglio? C'è il conclave. E quindi c'è la speranza che venga fuori un papa. Che cosa fa quel papa che viene fuori? Chi lo elegge se non i bergogliani? La massoneria è lì dentro. Non vogliono vedere. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Non c'è respiro nella loro bocca, dice la scrittura. Perché è ormai evidente che la Chiesa è invasa dai massoni. Ieri sera abbiamo fatto questa catechesi su Paolo VI dal mio libro Chiesa dove vai, che vi invito a leggere. L'ho abbassato il costo, l'ho abbattuto a 15 euro. Non può costare 15 euro un libro così. L'ho fatto perché lo facciate circolare. Fatelo, fatelo, vi prego, leggetelo e poi prendetene un paio e li regalate. È un'opera, guardate, io non ci guadagno niente, ve lo dico perché così, è un'opera di carità, di verità. Veritas in caritate, lo regalate e dite: guarda, parroco, fratello, sorella, madre, padre, figlio, cugino, amico, comparrocchiano, lo so che tu a Domino Tenno ci credi, ti posso chiedere però di leggerlo questo. Tu devi solo, non lo vuoi leggere, sfoglialo, fermati da qualche parte, state certi che appena lo apro, leggo una pagina, poi se lo regalo. Tranne naturalmente i caproni, perché ci sono anche i caproni che dove leggono Minutella apposta non ne vogliono sentire parlare, non vogliono sentirsi come Don Abbondio, non vogliono scossa la coscienza, capito? Allora, stavo dicendo, non si accorgono che c'è la massoneria, quindi qual è l'alternativa? Bergoglio lascerà, finirà, stanno preparando il giubileo massonico, Roma è piena di occhi, quelli grandi della massoneria, come ha dimostrato Cioncini in un suo video, voglio dire, qual è l'alternativa? Aspettare i cardinali, quali cardinali? Vabbè, vediamo, l'alternativa qual è? Che un qualcuno di... giustamente nei giorni scorsi nel dibattito che avevamo avuto a Mazzarino veniva fuori di fronte a quello che io dicevo dei cardinali che appunto, oh attenzione, la porta qui è sempre aperta, cioè voglio dire del piccolo resto che è una realtà, fanno finta di niente, ma noi riempiamo gli hotel e loro hanno Piazza San Pietro vuota, questo c'è un'appartenenza non identitaria con Bergoglio, sono i cattolici quelli spersonalizzati, mi capite? Invece il piccolo resto è identitario, è forte, è deciso. Riempiamo le sale degli hotel. Non so. Io adesso sto organizzando per il 9 giugno, comincio a dirlo, e ho difficoltà a quantificare quanti. Domenica 9 giugno ci vedremo, a Dio piacendo, credo a Milano, ve lo farò sapere prossimamente, per la giornata eucaristica, tutto il giorno, tutto il giorno. Dal mattino saremo tutti i preti del sodalizio per le confessioni, l'adorazione eucaristica, meditazione, preghiera e poi nel pomeriggio la messa, il rosario, la processione eucaristica e la consegna alle famiglie dello scudo del Sacro Cuore di Gesù. Chi fa più queste cose? Chi fa più queste cose? Capito? Qual è l'alternativa? E dicevamo nei giorni scorsi, qui la porta è sempre aperta per vescovi, c'è un vescovo, un cardinale, che dice: oh, però Don Minutella mi ha convinto, che facciamo noi? Che facciamo? Ci inchiniamo, questo deve essere, questo, ma chi mi conosce le sa queste cose. Bisogna vedere qual è l'immagine reale di Don Minutella, non quella social. Chi mi conosce sa che se qui viene un vescovo, io mi inchino, mi inginocchio, gli bacio la mano, purché lui dica che non è più in comunione con Bergoglio, che riconosce che Bergoglio non è il Papa e dice la messa una buona volta senza nominare il nome dell'apostata. Per non offendere Dio, il Padre Eterno, perché la messa, ve lo ricordo, è un atto non proprio del sacerdote, che è fatto in nome della Chiesa dinanzi a Dio. Coram Deo, tu hai il coraggio di dire una, poi tradizionalisti, non è pare, una con Papa Nostro Francesco. Ma sono bestemmiatori o no? Profanatori delle proprie coscienze o no? Non lo so io. Quindi, un vescovo, un cardinale dovesse venire, per carità, lo accogliamo volentieri in mezzo a noi. Però che cosa c'è da aspettare? Qual è l'alternativa? Allora io credo che l'alternativa sia il sodalizio sacerdotale mariano, che secondo me crescerà, nonostante il donabondismo imperante, perché qui i preti hanno colpa fino a un certo punto, è un problema di formazione nei seminari, forse fatto apposta questo, garantiti su tutto. Io parlo dell'esperienza diocesana, incredibile, e che caspita, sei garantito su tutti, vivi da principe.
vivi da principe. Per questo molti gay hanno invaso i seminari, perché per non farsi scovare e garantirsi una vita felice, sono entrati nei seminari. Capito? Io parlo di esperienze provate negli anni 90 al seminario di Palermo. Non avendo dove andare, si camuffano, poi sanno che c'è una protezione che puoi raggiungere col superiore X, col superiore Y, diventano preti, hai lo stipendio, la stima della gente, sei parroco, poi se ti va bene diventi anche monsignore, persino vescovo. Capito? Hai una vita garantita. Ti manca niente, la canonica non la paghi, luce e gas non li paghi, capito? E fanno, si piangono addosso i preti. Quando ci sono intere famiglie che non arrivano a fine mese, e io ne conosco del piccolo resto, che nell'ultima settimana del mese mangiano patate bollite, stiamo parlando del 2024, non del 1813, che l'ultima settimana, siccome lo stipendio è terminato, mangiano patate bollite e poi i parroci che parlano di povertà e della chiesa dei poveri passeggiano il cane e lo portano dal veterinario perché sta male. E le famiglie non hanno come arrivare a fine mese. Quindi è garantito, è la formazione che è andata male. Però la Madonna aveva annunciato che avrebbe trionfato il suo cuore immacolato. Questi giorni mi sono ritrovato diciamo, una profezia di Aenni, che sarebbe una mistica, uso il prefisso perché io non la conosco bene, devo approfondire la francese, che diceva proprio che la Madonna diceva proprio: è necessario che Satana regni, che ci sia un momento in cui abbia tutto in mano. Perché solo così, e questi sono i disegni di Dio misteriosi, solo così poi, dice la Madonna, il mio cuore immacolato trionferà. Allora, se il suo cuore immacolato deve trionfare, da qualche parte deve esserci l'alternativa. Dov'è? Alla Nuova Bussola Quotidiana o da Aldo Maria Valli? Dov'è tra i tradizionalisti lefebvrian sedevacantisti? Dov'è la soluzione? O da Federculture, dov'è la soluzione? Nei salotti da De Mattei? Dov'è l'alternativa a Bergoglio, falso papa, di quella falsa chiesa che Padre Pio aveva annunciato nel 1960? Qual è? Per me è il piccolo resto. Se ne facciano una ragione. E infatti, otto preti, sei scomuniche. Cominciamo allora adesso dalla seconda parte. Vorrei presentarvi il sodalizio sacerdotale Mariano. Il miglior modo di presentarlo è quello fra Celestiniano. Perché sto povero frate, sembra un povero disgraziato, implora Papa Francesco di scomunicarlo. Niente. Io stamattina dicevo, tra me e me, questo: deve esserci qualcosa in quell'uomo lì. Parlo di Fra Celestino. Finora, non lo toccano. Solamente hanno detto vattene da qui perché il convento è basta. Vi è mai capitato di trovare uno che condivide in pieno le idee di quel prete, si chiama Don Minutella, che per questo ha avuto due scomuniche, lui no, neanche mezza. Piedi nudi, saio, la gente lo venera, che lo vedo, la gente lo venera. Hanno paura. Cosa c'è in quest'uomo? Hanno paura di scomunicarlo? Boh. Una cosa interessante è che un giorno verrà, secondo me, esaminata. Perché ci hanno perduto tempo? Perché ci stanno perdendo tempo? Perché lo ignorano? È lui che lo chiede. Vi è mai capitato di sentire roba simile? Fra Celestino sta dicendo a Bergoglio: sei il diavolo, con te io non ci voglio avere a che fare, ho bisogno per andare sereno incontro alla morte e al giudizio di Dio che scomunichi anche me. Niente. Il diavolo e l'acqua santa. Però otto preti, sei scomuniche. Sei nella chiesa della misura. Trovatemi dove ci sono preti scomunicati tra i chiacchieroni che ci sono in giro. Quale redazione viene scomunicata? Hanno tutte le loro prebende, i loro interessi trasversali. Chiacchierano, polemizzano, come dice il tale, no? Come dice questo autore, a pagina 249 del mio libro, Eric Sammons, fase 1, il Papa dice e fa qualcosa di controverso, fase 2, i cattolici conservatori e tradizionali lo criticano, fase 3, i cattolici progressisti si rallegrano, fase 4, gli interpreti del Papa prendono d'assalto i social media per spiegare che il Papa non intendeva dire quello che ha detto, fase 5, ritorna alla fase 1.
Nel frattempo noi abbiamo costituito il 6 agosto 2022 il sodalizio. Il sodalizio è nato dal sacrificio del sottoscritto che il 18 maggio gli veniva notificata la riduzione allo stato laicale che viene data per delitti gravi. Il delitto grave, imperdonabile, di Don Minutella e grazie a Dio ora dei confratelli è di dire che Bergoglio è massone, non è il Papa, guida una falsa chiesa, non si va a messa con gli eretici. Poi noi sappiamo che il 6 agosto eravamo, il 5 agosto eravamo un paio di preti, uno si è ritirato, ecco, e poi si è aggregato successivamente, poco dopo, Don Robert Benco. Un prete, come conoscete molto bene, salesiano della Slovacchia, e ancora successivamente dopo l'ultima la new entry è la amabilissima persona di Don Ramon. Anzi, a proposito, vorrei ricordare che questa sera alle 21 c'è la catechesi biblica, mi sto parlando del sodalizio. Alle ore 21, Fra Celestino ci tratterrà spiritualmente e teologicamente sul brano del Vangelo di domenica prossima. Ecco qui il post, condividete, condividete, condividete alle ore 21. Quindi Don Ramon è stato l'ultimo in ordine di ingresso. Ma adesso vediamo un po', cominciamo a vedere le immagini che scorrono del raduno, del primo raduno sacerdotale il 5 agosto 2022, 2 mesi e mezzo dopo la mia riduzione allo stato laicale per il crimine di aver detto che Bergoglio è il diavolo. C'è il primo, come? Ecco, c'è il primo raduno sacerdotale a Piccola Nazareth, però mi sembra che l'equipe li aveva inviate le immagini, e quindi aspettiamo qualche momento in cui si vedono proprio i sacerdoti che li ricordo i nomi, per primi sono entrati nel sodalizio. E poi c'è Fra Celestino, e poi c'è Padre Johannes, e poi c'è Padre Gebhard, e poi c'è Don Pavel, e poi c'era, aspettate, fatemi ricordare, l'ho detto Fra Celestino, Don Enrico, ecco, perché poi Don Enrico è sempre accanto a me, per questo io lo cito sempre per ultimo, perché è stato il primo, Don Enrico Bernasconi. Ecco, vediamo se le immagini sono pronte e vediamo. La Nazareth. E ben trovati a tutti per questa puntata che abbiamo definita storica. Abbiamo questa sera con noi, 5 agosto, ben 6 sacerdoti che prego la regia di mostrare in diretta. Eccoli qui, siamo se 7 sacerdoti in tutto e ciascuno di loro fra qualche minuto parlerà. E in questi giorni abbiamo vissuto qui a Carini, a Piccola Nazareth. Sarebbe interessante seguirlo tutto, ma non è possibile. Avevamo iniziato appunto ufficialmente, costituito questo che secondo me è il piano alternativo della Madonna. Secondo me, per carità, secondo me non c'è soluzione a Bergoglio, alla falsa chiesa, se non in questa realtà, che infatti è stata subito presa di mira, perché poi ci sono stati attacchi trasversali feroci contro il sodalizio sacerdotale Mariano, e uno di questi preti, che conoscete bene chi è, se n'è andato. Se n'è andato e siamo rimasti in 6, ma subito poco tempo dopo è entrato nel frattempo Don Robert, e quindi siamo diventati di nuovo 7. E finalmente, come sapete, il 31 dicembre 2023, in occasione del primo anniversario della morte di Benedetto XVI, è venuto fuori Don Ramon. Ma procediamo con ordine, vediamo di seguire qualche cosa di quello che hanno detto i confratelli, così a saltare, poi totalmente tutto non si può vedere. Possiamo continuare con le immagini di quel primo raduno a Piccola Nazareth. Bene, allora adesso diamo finalmente parola al primo dei 6 preti, dei 6 sacerdoti qui presenti, ciascuno di loro parlerà, credo tocchi al Don Pavel, il sacerdote che adesso si presenterà ciascuno di loro, e dopo Carmen farà la traduzione in lingua spagnola per chi ci segue dall'America Latina. Vorrei anche dire che sia il padre Pavel che gli altri 2 sacerdoti non italiani interverranno anche in lingua, lui in lingua ceca e gli altri 2 padri un po' in lingua tedesca. Sia lodato Gesù Cristo. Sarò breve. Se non funziona da padre Alessandro, da me funziona sicuramente. E così darò anche la mano a Carmen. Bene.
Mi chiamo Don Pavel Čáp, in ceco significa cicogna, colui che porta i bambini. L'anno scorso appartenevo alla diocesi di Olomouc, ero parroco di una città vicino a Brno, città di Prostějov, ero anche direttore della casa religiosa perché Ecco, mi scuso naturalmente, magari lo riproponiamo in un altro momento in forma integrale, per ragioni di tempo non posso mostrare tutto, ovviamente ho iniziato io e poi ho staccato subito e poi il padre Pavel ha staccato subito. Vediamo il prossimo contributo, chi si presenta. adesso diamo la parola al secondo dei sei sacerdoti qui presenti, padre Johannes. Sia lodato Gesù Cristo. Mi chiama Johannes Lerner. Ich heiße Johannes Lerner. Ich komme aus der Diözese Eisenstadt, das ist in der Nähe von Wien. Appartengo alla diocesi di Eisenstadt, vicino di Vienna, in Austria. Wurde am 29. Juni 1983 zum Priester geweiht. Il 29 giugno 1983 sono stato ordinato dal vescovo Stefan Laszlo. Ecco, naturalmente, ripeto, si tratta di brevi istantanee per appunto cogliere quel momento che secondo me è storico. Secondo me lì è nata l'alternativa alla falsa chiesa di Bergoglio. Poi a noi del mainstream, che caspita ce ne interessa nulla, capito? Ieri, tra un momento e l'altro, apro una parentesi brevissima, mi sono trovato a leggere un libro che poi mi tolgono dalla scrivania, perché io me li lascio qui e le sorine. Ah no, eccolo qui. Eccolo qui. No, per dire chi è che veramente si muove. Questo libro qui che mi è stato regalato di Don Eugenio, Eugenio Bernardi, è un sacerdote trentino, morto nel 1957, scrittore. Questa è la vita, la biografia. Ho aperto per caso e mi ha colpito la sentenza, credo che non sia stato per caso, appunto, c'è la causa di beatificazione lui, perché lui ha scritto un libro sulla misericordia di Gesù, richiamandosi alla Faustina Kowalska, però l'ha fatto troppo presto, e quel periodo era di sospetto. Per cui il vescovo della diocesi, mediante il vicario generale, verosimilmente senza averlo letto il libro, ma per il fatto che gli avevano detto che si era ispirato a Santa Faustina, alla misericordia, eccetera, lo aveva condannato, aveva messo all'indice il libro. Don Eugenio Bernardi scrive una lettera al vicario e al vescovo dove dice: per me non cambia nulla, sono felice lo stesso. Tuttavia vorrei dire questo, questo e quest'altro, capito? Ecco, allora a noi, di quello che è il giudizio della falsa chiesa, appunto alla luce di quello che scriveva Don Eugenio Bernardi, noi restiamo lo stesso felici, cioè sappiamo che stiamo rispondendo a un disegno della Madonna, ma che ci sono mancate le prove, no? Sei scomuniche, guardate che è una vergogna, è un'infamia per Bergoglio. Noi lo sveliamo, io in particolare, noi sveliamo il vero volto di Bergoglio e della massoneria piazzata in Vaticano. Misericordia, apertura, todas, todas, todos, otto preti, sei scomuniche. È una infamia, ma non finisce qui. Non credo che finisca qui. Ecco, allora abbiamo visto appunto Dominutella, padre Pavel, padre Johannes, vediamo il prossimo. Come si Johannes presenta? per la traduzione lingua spagnola. Adesso tocca un volto molto noto della televisione ratzingeriana italiana. Sto parlando del nostro caro Don Enrico. Ecco, fermo un attimo perché vorrei dire che quello di Don Enrico possiamo ascoltarlo un po' di più perché l'interesse di tutti è la gratitudine a Don Enrico che è stato il primo a perseverare accanto al sottoscritto. L'ho detto altre volte che scherzosamente ci dicevamo, io dicevo a lui, ma lui confermava, siamo Falcone e Borsellino, eh. Io salto per aria per primo e tu subito dopo, così è andata. Io ho due scomuniche, non sono stato laicale, Don Enrico è stato il primo dopo di me, è stato scomunicato, gettato fuori dalla parrocchia, trattato in malo modo, raggiunto anche lui, vi ricordate, dai giornalisti, da quella lettera verosimile di Gensvain, cioè, ne ha passate, ne passa Don Enrico, però è sempre lì con il suo stile. Ascoltiamo che cosa dice Don Enrico.
Sia lodato Gesù Cristo. Sempre. Io sono Don Enrico, molti di voi mi conoscete, però anche tanti non mi conoscono ancora, soprattutto nei paesi esteri. Sono Don Enrico Bernasconi e sono stato ordinato niente meno che nel 2016, in piena epoca bergogliana, nell'ottobre del 2016, 30 ottobre. Nella diocesi di San Severo, provincia di Foggia, dal vescovo carmelitano, Monsignor Lucio Angelo Maria Renna, che è andato poi subito in pensione. Sono stato l'ultimo a essere ordinato da lui. E la mia carriera nella falsa chiesa è durata poco, sono stato 3 anni e mezzo. Penso di essere l'unico sacerdote nel mondo ordinato negli anni di Bergoglio che poi ha preso la decisione di lasciare la falsa chiesa. Quindi per me questo è un segno, un miracolo, innanzitutto un miracolo perché il Signore fino al 2016 non mi ha fatto capire nulla, non ho capito niente di quello che stava accadendo. E poi successivamente, una volta ordinato prete, ecco che ho iniziato a fare i conti con quello che invece era la realtà. E l'incontro con Don Alessandro è stato decisivo, certamente. E ringrazio il Signore per avermelo fatto incontrare, per le sue catechesi, per il suo esempio e perché ha messo nel mio cuore lo stesso desiderio di libertà che già coltivavo, ma trovando in lui, ecco, un esempio, ho avuto il coraggio poi anch'io di fare un mio cammino e di prendere una posizione decisiva proprio grazie a un appello che Don Alessandro fece ai sacerdoti, un appello accorato di uscire dalla falsa chiesa per tutte quelle motivazioni che sappiamo, perché non possiamo certamente andare contro la nostra coscienza. E quindi anch'io mi. Non possiamo certamente andare contro la nostra coscienza. Bisognerebbe scriverle a caratteri d'oro queste parole di Don Enrico. Sono quelle decisive. Perché sono preti matti questi? Cretini, idioti, come qualcuno dice, avventati, imprudenti? No, tutto è riassunto in questa frase di Don Enrico. Non possiamo, siamo preti che non possiamo andare contro la nostra coscienza. Abbiamo preso coscienza, illuminata dalla Caris Toteum, che Bergoglio non è il Papa, che guida una falsa chiesa, che cosa ancora un po' in più possiamo stare con lui? Che cosa ne viene? Il martirio, la scomunica, la condanna, pazienza, ci sono passati altri prima di noi. Adesso il nemico non è esterno, è interno, ma non cambia nulla. Non possiamo, dice Don Enrico, andare contro la nostra coscienza. Mi pare che adesso tocchi all'intervento di Fra Celestino. Per il quinto intervento a Fra Celestino. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Mi chiamo Fra Celestino, questo è il nome d'arte al secolo Pietro Folador, nato il 4262, Santo Stefano di Valdobbiadene, provincia di Treviso, diocesi di Padova. Attualmente sono in diocesi di Patti. Sono stato ordinato sacerdote il 6 giugno del 93 dall'allora vescovo di Padova, Monsignor Antonio Mattiazzo, che adesso dovrebbe essere in Etiopia a fare il missionario. Sono un eremita francescano. Sono l'ultimo superstite del mio ordine in tutto il mondo. Non in francescano, sarebbe troppo lungo da spiegare. Stavo con Fra Umile fino a un anno fa, è morto poi il 7 luglio del 2021. Anche Fra Umile una sera ha detto: speriamo che questo Papa muoia presto. Bergoglio non mi è piaciuto dal primo giorno. Dopo qualche anno ho cominciato a celebrare con una riserva mentale. Deus illuminet eum, vel de medio trahat eum. La frase che San Tommaso consiglia di dire di fronte a un papa eretico, visto che il papa non può essere giudicato da nessuno, non resta altro che questo, che Dio lo illumini o lo tolga di mezzo. A gennaio di quest'anno ho avuto un confronto con Don Alessandro, che già conoscevo da prima. Ho
Avevo letto due o tre volte il suo libro, veramente ho letto anche una mistica che non nomino perché non piace a molti, però già nel 2012 parlava del successore di Benedetto XVI come del falso profeta. E una cosa che mi ha colpito di più è quando disse: ridicolizzerà la mia corredenzione. E una delle ultime catechesi che ho letto di Bergoglio è proprio quando ha detto: la Madonna non è corredentrice. Gli altri papi l'hanno detto, lui non lo dice, chi ha ragione? Volevo, dicevo ad un Minutella, aspettare altri errori di Bergoglio per decidermi. E lui mi ha risposto: ma non ne ha fatti già abbastanza? E anche volevo che prima di me si muovesse. Ecco, la frase di Don Enrico, non possiamo andare contro la nostra coscienza, viene arricchita, se non addirittura approfondita, da una espressione usata da Fra Celestino, detta lì con una leggerezza come nel suo stile, ma che solenne. Celebravo la messa con riserva mentale, citando Bergoglio. Quanti preti hanno questa riserva mentale? Ma quanto si può resistere? Viene un soggetto come Fra Celestino, delicato di coscienza, attento alle emozioni dello Spirito Santo, prima o poi si è dovuto arrendere. Si è dovuto arrendere. Non è che si può andare all'infinito con la riserva mentale. La riserva mentale ti prosciuga. Si dice che il presidente della regione Sicilia avrebbe chiesto lo stato di calamità perché manca l'acqua in Sicilia. Ecco, così è la riserva mentale. La puoi portare avanti, ma ti prosciuga la coscienza se non intervieni una buona volta a dire no, però qui bisogna celebrare con riserva mentale. Interessante questo. Fra Celestino, come anche io, come tutti noi, abbiamo celebrato per tempo con riserva mentale. Poi finalmente abbiamo capito, e speriamo che Dio non ci punisca per il ritardo accumulato da quando l'abbiamo capito, che non era più possibile. Come fanno i preti oggi? Tutti quelli che ne hanno consapevolezza, che hanno la riserva mentale, a far finta di nulla e si angosciano, la loro anima diventa rauca, cavernosa, diventano anime cavernose, pensano di continuare a sopravvivere così, di fatto sono già morti. Celebravo con riserva mentale, non possiamo andare contro la nostra coscienza. Vogliamo ascoltare l'ultimo contributo, che è quello di Padre Gebhard. Las consecuencias que van a sufrir, porque en realidad lo más importante es estar en la verdad. Muchas gracias, Carmen. E allora adesso abbiamo l'ultimo intervento, quello di padre Gebhard. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Io devo parlare un poco in tedesco. Mein Name ist Pater Gebhard Zinkert, il mio nome è Padre Gebhard Zinkert. Io appartengo alla diocesi di Vienna, nonostante di essere tedesco. Ich gehöre zur Erzdiözese Wien, obwohl ich Deutscher bin. Aber ich gehöre vor allem zur Gemeinschaft des Werkes der Heiligen Engel. Also ich bin den Heiligen Engel geweiht seit 1975 und habe die Mutter Bitterlich, Gabriele Bitterlich, 3 Jahre gekannt. Sie hat mir für mein Leben sehr viele Weisungen gegeben, auch für mein Priestertum. Ecco, a Padre Gebhard è andata benissimo perché presentandolo hai spuntata Carmen. E con ogni evidenza non era Padre Gebhard, che però poi ha parlato in tedesco, quindi non possiamo, evidentemente per ragioni di tempo. Però ecco, abbiamo fatto una sintesi di quello che è accaduto il 5 agosto 2022. Per me è nata l'alternativa lì. Si è costituito il fronte mariano e solo Dio sa. Ora, poi, adesso mentre io ve lo dico, vorrei che, se riesce la regia, a mandare in onda un paio di immagini dei raduni che via via ho iniziato io con Don Enrico. Eccoli, i raduni da soli parlano. Queste immagini si commentano da sole. Qui siamo, se non ricordo male, a Roma, il 17, mi pare, giugno dell'anno scorso, alla Fiera di Roma. Ecco. Sembra Piazza San Pietro, sembra un raduno di Azione Cattolica, sembra un raduno dei movimenti ecclesiali, ma nessuno ne ha parlato. E questo è il momento in cui noi sacerdoti entriamo e, per salutare la gente, andiamo verso l'altare. Ecco, questo era il 17 giugno 2022, scusate, 23. Possiamo vedere altre immagini, soprattutto quelle decisive,
del raduno a Bologna, che finora numericamente è il più importante. No, non ne sono, credo. Vediamo se riusciamo a pescarle fra qualche momento. Questo è il raduno a Milano, dove abbiamo avuto il problema di piazzare la gente da qualche parte, per cui siamo andati anche 500 persone giù, perché altre 500-600 erano sopra, gli abbiamo invaso l'hotel e naturalmente lì non ci faremo vedere più neanche a distanza, perché abbiamo creato problemi per quanti eravamo. Ecco, vediamo se riusciamo a beccare le immagini del raduno di Bologna, che è quello che è stato decisivo, perché poi tutti questi raduni sono, ecco, dovrebbe essere questo il momento in cui salgo sul palco e abbraccio, indossando la talare, eccole lì, le immagini da sole parlano. Questa è l'alternativa, non le chiacchiere delle redazioni televisive, non l'inutile parlacchiare dentro i social media del mainstream pseudo-cattolico, da Marco Tosatti a Fedecultura, da Aldo Maria Valli a così via dicendo, tutti gli altri che, appunto, come dice lo studioso, fase 1, fase 2, fase 3, sono sempre tutti alla fase 1. L'uscita ieri del documento, ieri l'altro, lo dice. Allora, lì a criticare, ma rimandiamo in onda le immagini, indugiamo su quelle immagini, a criticare, e però nessuno si muove. Noi ci muoviamo. Ecco le otto scomode. Questo fa paura. A Bergoglio e alla falsa chiesa, ai massoni, ai poteri forti, non fanno paura le critiche di Fedecultura o non so che, della Nuova Bussola Quotidiana. No, hanno capito che quelli non muoveranno un dito. Guardate questa immagine qui, questa è Piazza San Pietro a Bologna. Questa è Piazza San Pietro a Bologna. E secondo me ci sono quelli che mi rompono le scatole dicendomi: ah, ma tu vuoi essere il grande prelato e tu questo e quell'altro. Quale migliore occasione ci poteva essere per dire l'Église moi? Ma io sono un prete serio che ha a cuore la Chiesa e che sgomina anche questi nemici interni che sono come serpenti velenosi, che una volta ancora di più, una volta glielo dice la Madonna, una volta glielo dice San Giuseppe, una volta glielo dice San Michele, una volta non so chi, che io mi devo fare da parte da anni, che prima ancora che cominciassi già me lo dicevano, di mettermi da parte perché sono orgoglioso, lei va troppo avanti, non è lei che deve fare, non è lei che deve dire, questa è un'altra storia. Ma quelle immagini, queste immagini, soprattutto quella di Bologna, dove più quasi 4.000 persone si sono radunate, da sole parlano. Non c'è altra alternativa. L'alternativa è sempre stata quella, eccola lì, di scendere in campo. E la gente che è disorientata, smarrita e confusa, aspetta il cardinale Sara, il cardinale Burke, non ne parliamo, il cardinale Müller, il cardinale Tizio, Demos 2, i cardinali anonimi, la dichiarazione X, i 5 dubbi, e questa e quella. Poi la gente dice: sì, ma questi sono sempre lì con lui. E la gente che ha la caris, la grazia di Dio, capisce che l'alternativa evidentemente è quella ormai di questo piccolo resto cattolico. Non c'è contrafactum, non vale d'argomento. Cercatemi altro. Certo, io so, perché naturalmente questo è il momento in cui c'è il bagno di folla che sempre mi fa un gran bene, naturalmente, così si può anche indugiare su queste immagini che da sole si commentano. E sto dicendo, io lo so che nel mondo ci sono altre realtà che non stanno con Bergoglio. E non è che noi abbiamo il monopolio o ci sentiamo gli eletti, ben vengano altre realtà, ma intanto non c'è nel mondo una realtà pubblica e significativa come quella, e questo è Padre Ioannes, vedete la gente, è significativa di gente che appunto vuole bene a questi preti, e questo è Fra Celestino, vedete, che questa gente che vuole bene ai preti che si sono fatti avanti, mentre gli altri cavernosamente stanno con la riserva mentale. Naturalmente dopo, e ecco, questo è Don Robert, vorrei che se fosse possibile concludere con gli altri due sacerdoti che non abbiamo visto. Anzitutto Don Robert, l'abbiamo intravisto qui, non so se è possibile ascoltare qualche sua dichiarazione, se la regia e l'equipe è riuscita a cacciare per noi questo qualcosa di quello che Don Robert in questi anni ha detto. Sì, allora ascoltiamo Don Robert Benco, salesiano anche lui come Don Pavel, che è entrato nel sodalizio poco tempo dopo, non era presente all'atto di fondativo del 5 agosto 2022, però ecco, lui poi si è aggregato e da 7 siamo diventati 8, poi è andato via Don Natale, quindi di nuovo 7. Vediamo Don Robert. Um 16:30. Ecco, adesso diamo senz'altro parola ai confratelli, comincia Don. Cominciato Robert.
La Madonna ha detto a Don Gobbi che da questa crisi la mia filia, cioè la Chiesa vera, uscirà povera ma purificata. Per questo ho scelto due libri, copertine di libri, che mi aiutano Sì, fai spiegare tradurre. meglio. Die Madonna, wie, also ich habe Lo Stefano Gobbi. einen Satz ausgesucht, ausgewählt, dass die Madonna Don Stefano Gobbi sagte, und zwar, dass die Kirche aus dieser Zeit rein und verbessert, erneuert herauskommen wird. Per questo ho scelto due copertine di libri. Ecco, Don Robert è sempre col suo stile così molto sobrio e modesto, ecco, ma molto deciso anche in questa battaglia, una vera sicurezza. Abbiamo affrontato prove non irrilevanti come Piccolo Resto e come sodalizio Giordano Mariano, soprattutto quando è entrato un insieme di serpenti che hanno cercato di dividerci tra di noi. Siamo riusciti a rimanere uniti pur perdendo pazienza per questo Don Natale. Ma nel frattempo, l'anno scorso, a noi si è aggregato, non del tutto inaspettatamente per me, per voi sì, ma per me, quando me l'hanno detto, padre, padre, pensavano di darmi una notizia nuova, io ero lì che aspettavo il coming out di Don Ramon Guidetti, il carissimo confratello di Livorno, che lo scorso 31 dicembre 2023 ha fatto il suo atto di uscita dalla falsa chiesa con la celebre omelia, di cui ascoltiamo adesso solo un passaggio rapido. 31 dicembre 2023, oggi, su questo non ci sono. 31 dicembre 2022, un anno fa, il Santo Padre Benedetto XVI lascia questo mondo, questa terra, e la lascia a Pietro Sisto, la lascia da Papa, da Vicario di Cristo. Benedetto XVI non ha mai ceduto quel famoso Momus Petrina. Sapeva cosa sarebbe successo, ma non l'ha mai voluto lasciare. Purtroppo l'audio di quella storica omelia è purtroppo pessimo, ma poi sapete che si è scatenato il putiferio mediatico, ma ecco, Don Ramon è una garanzia per tutti. Anzi, vorrei ricordare che il 13 e 14 aprile Don Enrico e Don Ramon saranno nelle Marche in provincia di Ascoli Piceno. Per informazioni chiamare la segreteria. 13 e 14 aprile. Prossimi, sabato e domenica prossimi, Don Enrico e Don Ramon, ecco, questo è proprio lupus in fabula, saranno nelle Marche, appunto per dire che noi non ce ne stiamo nelle canoniche, abbiamo abbandonato tutto, abbiamo perso lo stipendio, ma non ci manca nulla. Lo dico a vergogna dei confratelli che si bloccano di fronte, uno mi ha detto una volta, e io come campo, che vergogna. Che vergogna, ma Gesù non ha detto nel Vangelo l'operaio ha diritto alla sua mercede? A noi non manca nulla, non ci manca nulla. Adesso vedete tutti gli attacchi alla compagnia di Maria, alle suorine, eccetera. Noi ce ne infischiamo perché da quando esiste questa realtà che non ci è mai mancato nulla. Perché il Signore dice: voi fidatevi di me, che a voi con la Madonna ci penso io. Non ci è mai mancato nulla, mai. E questo è un prodigio di grazia, capito? Ecco, allora io credo che l'alternativa vera è quella del sodalizio sacerdotale mariano di fronte a tutta la disgrazia che è prevista, che sta accadendo a Roma, di una falsa chiesa guidata da un falso papa. 8 preti, 6 scomuniche. 8 preti, 6 scomuniche. Non so se vi rendete conto, non c'è una realtà nel mondo che abbia subito tale affronto, tale infamia dalla chiesa falsa di Bergoglio, la chiesa della falsa misericordia. Continuino a mordersi la coda, i cani, e noi andiamo avanti come pastori veri della Chiesa. A tal riguardo vorrei dirvi che nei prossimi giorni sarà annunciato questo raduno nazionale eucaristico del Piccolo Resto. Probabilmente a Milano, sicuramente, così potete già cominciare a prenotare la data, domenica 9 giugno.
Domenica 9 giugno saremo a Milano, probabilmente, una bella giornata, la immagino, del mese di giugno. Cominciate a organizzarvi per tempo. Faremo tutta la giornata, dalle 10:30 alle 19:00. Ovviamente con la pausa pranzo ci sarà la confessione, soprattutto ci sarà la giornata eucaristica perché trasportiamo il Corpus Domini, sarà il Corpus Domini del piccolo resto. Saremo presenti tutti e 8 i preti. Sarà un momento di grazia, di gioia. Non lo so, può darsi che arrivi qualche altro prete con noi da qui a giugno, perché io ne sono convinto che ne verranno altri. E poi faremo la consegna anche dello scapolare, dello scudo del Sacro Cuore alle famiglie, perché festeggeremo insieme sia il Corpus Domini che il Sacro Cuore di Gesù, che è il venerdì prima. Ecco, questo ve lo dico perché noi, mentre tutti chiacchierano, andiamo avanti con questa straordinaria storia. A cuore abbiamo il piccolo resto anche di altre nazioni. Vorrei salutare con affetto i fedeli del piccolo resto in Australia, del piccolo resto negli Stati Uniti d'America e Canada, del piccolo resto negli altri paesi dell'America Latina e dell'Europa, che quando potremo raggiungeremo. Intanto abbiamo il tempo rapidissimo per due telefonate velocissime. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo, Padre Gabriella dal Lago d'Orta. Ecco, sempre sia lodato Gabriella. Sì, guardi, rispetto a quello che diceva oggi rispetto ai sacerdoti, ecco, io volevo dire questo anche, che comunque anche qui, e non scendo nei particolari perché comunque rispetto alla loro privacy, eccetera, ci sono sacerdoti che comunque celebrano col rito antico e non sono d'accordo, insomma, con Bergoglio. Però purtroppo non vengono fuori e sa che cosa dicono appunto, ma io ho già una certa età, come faccio, un minimo di sicurezza e quant'altro. E niente, io ho ricordato loro appunto il salmo che dice, ma ero giovane, sono invecchiato, non ho mai visto il giusto abbandonato e la sua progenie mendicare il pane. Oppure ancora la parola di Matteo. Guardate gli uccelli del cielo, non filano, non tessono, i gigli del campo, eppure il Padre vostro e il Padre loro comunque si prende cura di loro. Ecco, io l'impressione all'inizio diciamo che ho capito questa cosa, anche se non la condividevo, adesso non la capisco più, perché se Certo. comunque sono sacerdoti, se sono, diciamo, hanno scelto di essere sacerdoti per vocazione, il ragionamento che comunque si dice perché, cioè è il ragionamento dell'impiegato statale, scusi, cioè non si è d'accordo con la politica dell'azienda, magari lo dico, ma però sto ben attento a che non si sappia i vertici perché sennò mi licenziano. E questo non è un atteggiamento da sacerdote, non è un atteggiamento cristiano, dovrebbero confermare i fedeli nella fede, ma capisce che di fronte a questo, anche se non fossi nel piccolo resto, se cercassi da loro una parola per confermare la fede, di fronte a questo sicuramente scapperei lontano, insomma, se non ce l'hanno loro la fede, la devo avere io. Ecco, Grazie, grazie di questa testimonianza. Comunque, ecco, vogliate bene a questi sacerdoti e pregate per loro. Purtroppo rendono una controtestimonianza, speriamo non lo capiscano. Non vorrei essere al loro posto, io ho già tanti guai personali. Non vorrei essere al loro posto. Dio chiederà conto, sarà, se vanno in purgatorio, una pena immensa, guardate, da espiare. Perché è una controtestimonianza, ecco. Bisogna fidarsi di Dio. La figliola citava il Salmo. Io, quando il sacerdote anziano ha detto non so quali garanzie posso avere, ora sono vecchio, ho pensato a Eleazaro, vi ricordate? Il vecchio dell'Antico Testamento che lo costringono a quasi 90 anni a mangiare carne suina. E lo implorano che la mangi perché è vecchio, così non muore, perché come va a morire martire a quell'età lì? E lui dice esattamente il contrario: è ora io che per tutta una vita ho servito il Signore, dovrei mangiare carne suina come vogliono gli impostori? Perché voi me lo chiedete, no, io vado incontro alla morte. Non mangiò carne suina e lo uccisero. Capito? È scritto nella Bibbia. Non c'è età per rendere testimonianza, anzi, nella vecchiaia bisogna stare più attenti ancora. Perché sei debole e il diavolo ti può sfruttare quella debolezza. L'importante è che il cuore e l'anima restino come giovani. Poi pazienza se il corpo si appesantisce. L'ultima telefonata, pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato, padre. Sono Fabio da Roma. Io vorrei cambiare argomento, nel senso che lei in altre occasioni ha parlato della Russia come detentrice di una missione a favore della cristianità. Ora la mia domanda è la seguente: come si concilia questo con la mancata consacrazione al cuore immacolato di Maria, di cui evidentemente la Russia aveva bisogno, richiesto dalla Vergine Maria, che la Russia non ha mai avuto? Sì, Dio la ti benedica. Allora, innanzitutto, io sono convinto di questo. Credo che quando, rispetto a quello che dicono altri, per esempio Padre Livio, quando il Patriarca Kirill dice che la Santa Russia ritiene di avere questa missione contro l'Anticristo che è piazzato in Occidente, di riproporre i valori cristiani, sia sincero e ci credano veramente. Quindi non penso, come invece pensa Padre Livio, che si tratti di una propaganda di tipo di stampo pseudo-religioso per avallare la conquista di Roma da parte della Russia. Chi ha ancora lo spauracchio, sono pensieri miei per carità, per cui vi chiedo di rispettare, chi ha ancora lo spauracchio dell'invasione sovietica si aggiorni. Perché uno come Padre Livio è preoccupato, poniamo così, dell'invasione sovietica e non si accorge dell'invasione massonica. Ai suoi microfoni, lì nel microfono ci sono i microbi massonici, perché Padre Livio è riconoscibile. Padre Livio si preoccupa che Kirill e Putin a braccetto vengano a Roma, la porta, corazzata Potionchi, vi ricordate Fantozzi, che arrivino a Roma, non si accorge che a Roma già da 11 anni c'è l'impostore, quindi c'è citato tale. Per quello che riguarda il collegamento tra questa possibile missione della Russia e la consacrazione, io direi che è molto difficile ricomporre, perché di fatto la consacrazione non è stata effettuata. Lo sappiamo, io lo scrivo nei miei libri che vi invito a leggere, non c'è stata una vera consacrazione della Russia come il cielo ha chiesto, quindi è tutta da attuare. E quindi io penso che quello che la Russia ha da dire e da fare nei confronti del mondo, soprattutto occidentale, è senza dubbio da collegare al terzo segreto di Fatima. Putin, una volta che è stato a Roma a incontrare Bergoglio, ha chiesto ripetutamente e ha chiesto di parlargli di Fatima, ma era un diktat, e poi ha fatto in modo che anche i suoi collaboratori chiedessero, per esempio al cardinale Ravasi, che ha detto noi di Fatima non vogliamo più parlare. Ravasi a nome di Roma diceva alla delegazione russa non vogliamo parlare di Fatima, capito? Senza dubbio il terzo segreto di Fatima e la consacrazione alla Russia sono collegati a questa probabile missione di salvezza del cristianesimo. Chi la deve salvare il cristianesimo in Occidente? Chi? Chi? Non lo so, è la stessa domanda che poc'anzi abbiamo posto. Bene, miei cari, oggi siamo andati un po' oltre, però era necessario. Fatele circolare queste cose, poi sulla playlist trovate la catechesi di ieri sera, interessante, dal mio libro Chiesa dove vai, che è sempre disponibile a vedere Domina Nostra. Questa sera alle ore 21 c'è la catechesi biblica di Fra Celestino. Vi benedico con tutto il cuore, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti, a me sia lodato Gesù Cristo, e avanti con Maria.